Grande occasione oggi, ci vede qui presenti per riconoscere la giusta premialità alle attività imprenditoriali che hanno contribuito a fare grande la nostra città, con il loro operato che si è contraddistinto nel passato, ancora oggi si fa notare grandemente e lavora già per preparare il futuro della nostra città. Sono imprese che non si sono mai arrese nonostante le molteplici difficoltà. È proprio per questo che oggi per noi è un piacere ed insieme un onore tributare questo premio che speriamo possa essere rinnovato anche negli anni successivi e che veda altri protagonisti così importanti e speciali. Aziende storiche della città di Catania, realtà imprenditoriali che da oltre un secolo, con tenacia, capacità, competenza, lungimiranza e soprattutto amore per il territorio, affrontano sfide e difficoltà quotidiane, ma non hanno mai mollato. Dall'armeria Zacca Sport a Mensa, sono aziende che hanno superato due guerre mondiali, crisi economiche, trasformazioni profonde del mondo e non ultima l'attuale pandemia. Un tributo alla loro forza e al loro coraggio è stato reso questa mattina a Palazzo degli Elefanti, nel corso di una cerimonia in cui i protagonisti dell'imprenditoria catanese attivi sul territorio da oltre 100 anni, segnalati dal Rotary Club, hanno ricevuto un riconoscimento simbolico ma ricco di significati. È un giorno importante per dare il giusto riconoscimento ad alcune aziende storiche della nostra città che festeggiano i 100 anni di attività, un traguardo non semplice da raggiungere, qualificante, ed era quindi assolutamente doveroso che l'amministrazione comunale rendesse omaggio a coloro i quali hanno immaginato un percorso imprenditoriale 100 anni fa, lo hanno continuato con grande caparbietà, con grande determinazione, hanno dato opportunità lavorative a moltissimi figli della nostra terra, hanno pagato le tasse all'interno della nostra città, hanno acceso i riflettori su attività storiche all'interno del centro storico e non soltanto all'interno del centro storico, e quindi tanti auguri a queste qualificanti aziende della nostra città nella speranza che possano continuare questo percorso qualificante nell'interesse esclusivo del territorio a cui siamo tutti visceralmente legati. Possiamo dire senz'altro di essere a cavallo di due secoli, nasce nei fine 800, supera tutto il 900, arriviamo al terzo millennio attraverso tutte le difficoltà che sono da tutte, non ultime le recenti difficoltà, e cerchiamo di resistere in Sicilia, soprattutto a Catania, che è una città che noi consideriamo una mamma per la nostra azienda. Sicuramente siamo orgogliosi, anche il Comune ha voluto dare questo riconoscimento a tutte le aziende, purtroppo poche, che hanno superato i 100 anni di storia e che comunque sono una testimonianza di imprenditorialità, di continuità e di serietà nella nostra città. La nostra azienda nasce nel 1863 ed oggi siamo già alla quinta generazione. Nasciamo panificatori con il primo fondatore Luigi Mensa. Successivamente il figlio Don Luigi fa crescere l'attività fino al quando nel 1901 nasce Rosario. Rosario è stata la persona che ha amplificato il volume di attività all'interno della nostra azienda e successivamente lascia tutto al figlio Paolo, che inserisce, oltre alla tipologia di panificazione e piccola salumeria di quartiere, la ristorazione. Nel 71 apriamo anche un'attività, un'industria dolciaria, la Dice, ed oggi ci troviamo con me, Saro Mensa e mia sorella Patrizia alla quinta generazione, e con ovviamente la volontà continuare e proseguire con i nostri figli. Noi siamo molto orgogliosi oggi di ricevere questo premio dopo quasi 160 anni di attività. Ma volevo raccontare un aneddoto che inorgogliva mio padre, che quando a 7 anni non riusciva ad arrivare alla bocca del fuoco si metteva una cassetta sotto i piedi per arrivare esattamente nella giusta posizione. Molte volte si sporcava la maglietta o gli abiti che indossava di farina e si metteva proprio sul marciapiede, perché era orgoglioso di mostrare a tutti che lui era un panificatore, un panettiere, quindi che era sporco di farina anche se aveva solo 7 anni.